Buongiorno a tutti, per me è davvero un piacere poter coordinare questa sessione di presentazione del libro di Anna, che riuniamo qui un gruppo di amici e di persone che hanno lavorato e si conoscono insieme. Comunque li presento per il pubblico più ampio: Anna Carabelli, professore all'Università del Piemonte Orientale, Giancarlo Bertocco, professore all'Università dell'Insubria, Lino Sao, professore all'Università di Torino. Io sono Cristina Marcuzzo, professore all'Università di Roma La Sapienza. Abbiamo pensato di organizzare questo incontro in questo modo. Vorrei partire io presentando brevemente il libro, poi do la parola ad Anna, che ovviamente ci darà la sua, diciamo, sottolineatura degli aspetti a cui che le stanno più a cuore, che vengano messe in rilievo, e poi darei la parola ai discussant nell'ordine alfabetico che così si usa. Allora, vorrei cominciare col dire che questo è un libro importante. È un libro importante, direi, soprattutto per la sua originalità. L'originalità non tanto rispetto al lavoro di Anna, perché questo libro in qualche modo, come lei stessa dice, no? È la foresta di alberi che erano stati piantati in diversi articoli e che le ha consentito di avere una visione d'insieme, ma diciamo i mattoni o gli alberi di questi discorsi sono stati piantati in tantissimi anni, credo ormai perlomeno dall'88, quindi insomma facciamo il Prima. conto. Sono alberi che sono cresciuti bene perché sono stati piantati tanti anni fa. E no, quindi l'originalità è soprattutto rispetto alla letteratura. E io credo che Anna abbia ragione quando dice: la mia interpretazione è nuova e non convenzionale. Ora, io ho cercato di sottolineare quali, a mio avviso, poi ovviamente altri diranno di più, quali sono gli aspetti che io considero, tra virgolette, più rivoluzionari rispetto alla letteratura. Io direi il primo, che mi sembra importante, è sottolineare il ruolo positivo, anche se limitato, della conoscenza che ha per Keynes e quindi quando la letteratura sottolinea invece gli elementi, gli effetti quasi paralizzanti dell'azione che derivano dal ruolo dell'incertezza, dimenticano quanto sia importante per Keynes attribuire un agire secondo ragionevolezza. Ora, io personalmente ho imparato molto da Anna nel corso degli anni in quest'uso della parola ragionevolezza, che viene contrapposta alla razionalità, non solo la razionalità, diciamo, neoclassica, che vabbè, questo è un po' più banale, ma anche alla cosiddetta razionalità limitata che viene impiegata nei cosiddetti modelli neo-keynesiani. Ecco, il concetto di ragionevolezza che Anna ha molto esplorato, secondo me, è l'aspetto sicuramente più originale e innovativo della sua interpretazione. Quindi l'idea è che l'azione è guidata dalla ragionevolezza, che di fronte all'incertezza l'agire comunque avviene, quindi non è che no? Non si possa prendere in considerazione il fatto che l'agire ci sarà, e quindi tutti questi aspetti, se vogliamo, legati agli elementi di razionalità che vengono sottolineati nella letteratura, secondo me questo libro mette giustamente in azione come il ruolo della ragionevolezza sia la guida all'azione, anche se questa ragionevolezza ovviamente è legata a con circostanze cognitive limitate che cambiano, però è un tipo di ragionevolezza che poi guida l'azione. Quindi io direi che questo è un primo punto che sovverte quelle interpretazioni di Keynes che secondo me tendono a sottolineare troppo gli elementi di irrazionalità, di animal spirit, eccetera. Ecco, qui forse
Potrei dire che si potrebbe approfondire meglio la parte dell'azione relativa ai mercati finanziari e speculativi perché, e questo lo dico perché il mio lavoro per molti anni si è dedicato a questo, Anna, secondo me si basa un pochino troppo per quanto riguarda il comportamento degli speculatori sui manoscritti del 1905, quando Keynes non sapeva niente dei mercati di borsa, se non quello che gli aveva insegnato Marshall e che aveva imparato da Emery. Quindi ecco, su questo magari potrò tornare poi nella discussione che quando potremo dire qualcosa di più. Allora, quali sono secondo me i punti degni di nota e di originalità ancora del lavoro di Anna? Una bellissima discussione sulla nozione di conoscenza, sulla nozione di conoscenza come guida di agire. Questa idea che io, pur conoscendo bene il lavoro di Anna, avevo in qualche modo non colto leggendo gli articoli, l'idea che la conoscenza a disposizione delle istituzioni, anche se parziale, è però maggiore della conoscenza che è attribuibile ai singoli individui. Ecco, questo aspetto, diciamo, della conoscenza collettiva non l'avevo colto e mi sembra anche questo un punto importante che quindi spiega rispetto a Hayek, rispetto insomma ad altri, l'importanza che Keynes dà alle istituzioni, proprio perché c'è un'idea di conoscenza cumulativa. E quindi l'idea che quando gli individui formano un gruppo, in qualche modo siano maggiormente in grado di combattere le forze dell'incertezza e dell'ignoranza. Poi, naturalmente, questa è una parte che abbiamo conosciuto nel lavoro di Anna, ma che nel libro viene fuori con forza, e secondo me è il secondo grande elemento di originalità di questo lavoro, cioè la discussione sulla complessità e l'incommensurabilità di alcuni concetti. Anche questo è un punto che Anna ha insistito negli anni, ma che qui viene fuori molto bene con forza. Stesso discorso sulle assunzioni tacite e sull'ipotesi di partenza, dove mi sembra che Anna faccia buon gioco con interpretazioni alla O'Donnell o a Lawson, no? Che attribuiscono poi un'ontologia a Keynes che sicuramente anch'io credo non aveva. E poi, infine, la discussione sull'interdipendenza organica, che è un aspetto della complessità. Tralascio qui aspetti che sono molto importanti e che riguardano la scelta tragica, l'etica, il giudizio estetico, che fanno sì che questo sia un libro complesso, appunto, no? Che non si limiti semplicemente alle cose di Keynes. E queste sono cose che ha fatto esclusivamente Anna, anche se magari qualche filosofo si è avventurato, sto pensando a Shonoya, però insomma l'idea di vederlo in maniera così complessa, direi, e organica è di Anna. Ecco, qui giusto per non essere solo un elogio, ma anche qualche punto critico, perché per avviare la discussione, ecco, i miei due unici rilievi critici sono: forse c'è un eccesso di convinzione sulla coerenza totale dell'approccio di Keynes in tutti gli aspetti del suo pensiero, forse c'è un eccesso di convinzione che tout se tient, no? Che si tiene proprio tutto. E secondo, anche forse un eccesso di convinzione che ci sia una continuità senza sbavature dal 1905 al 1946, cioè 47, quello che è. Ecco, forse questi due sono due eccessi di convinzione che sembrano dire, insomma, non c'è sbavatura né nel tempo né nei contenuti. E quindi, come scrive nelle conclusioni, questo lavoro è un'interpretazione coerente, solida, che si basa su una continuità metodologica del pensiero di Keynes, assolutamente condivisibile, ed è un'interpretazione da cui io personalmente negli anni ho imparato molto e credo che sia anche un esercizio di persuasione, come quelli di Keynes, no? Un esercizio fatto per persuadere che ci sono motivi importanti per conoscere e saper meglio sfruttare la lezione di Keynes. Ecco, io direi che a questo punto ho finito la mia presentazione e lascerei ad Anna il compito di illustrare le cose. Ecco,
pregandola di stare magari nei 20 minuti, di modo che abbiamo modo di discutere, che forse anche lei è interessata a sapere che cosa pensano gli altri. Allora condivido lo schermo, mi sentite? Vediamo sì, però lo schermo ancora non lo No, vediamo. adesso vediamo. Si vede lo Adesso si schermo? vede benissimo. Ok, allora io ringrazio Cristina per il commento iniziale e l'introduzione. E vorrei focalizzare, diciamo, sul problema dell'incertezza in case. Come lei ha detto, ci sono anche molti altri aspetti nel libro, anche parti che riguardano appunto l'analisi di aspetti più specifici. Io cercherò di fare un discorso che rappresenti anche una specie di tema che copre più ambiti, anche perché il problema dell'incertezza in Keynes è un tema molto dibattuto. Ancora recentemente, l'anno scorso, ad esempio, c'era l'anniversario del Trattato delle probabilità e sono usciti moltissimi articoli sul problema dell'incertezza, della probabilità e le interpretazioni sono così divergenti dal punto di vista del contenuto che a mio parere forse un focus su questo tema è importante. Allora, parlo soprattutto dell'incertezza come dilemma razionale tragico, perché mi permette di fare una specie di carrellata generale su questa mia lettura del tema dell'incertezza. Allora, vorrei partire dal Keynes che è meno noto, anche perché questo rappresenta una specie di cappello generale per capire il tema. Allora, Keynes è uno studioso di etica e soprattutto la sua posizione è anti-utilitarista, si occupa di etica della virtù, del bene, della nozione di bene e di felicità. È anche uno studioso di estetica, in particolare sulla nozione di bello e di sublime. Questo, ad esempio, è molto rilevante anche per poi le riletture su Burke. Questo è un motivo per cui l'economia è per Keynes una scienza morale, non una scienza naturale, una matematica. È uno studioso di logica, come vedremo, un critico della matematica. Si occupa di ragionamento non dimostrativo, quindi il suo focus non è la verità o la certezza. È, come vedremo, a mio parere, questo è uno degli aspetti della mia lettura, è un filosofo della misura, ed è, un epistemologo, si occupa di conoscenza limitata. E poi è uno studioso delle fallacie e dei paradossi del ragionamento. Alcuni sono notissimi, il paradosso del risparmio, il paradosso dei salari e il paradosso della liquidità. Questo spiega anche la fallacia della composizione, per cui per Keynes il tutto non è la somma delle parti. Quindi il rapporto fra microeconomia e macroeconomia è abbastanza discutibile nel caso di Keynes. Vorrei partire di nuovo su questa varietà della nozione di incertezza, soprattutto per quanto riguarda le interpretazioni di Keynes. Tenete conto che non c'è una visione condivisa nella lettura di Keynes, e anzi tendono a spaziare proprio da opposti. Vediamo l'incertezza come concetto, appunto, un concetto difficile, semanticamente molto multiforme in generale. Allora, è la non prevedibilità del futuro, è legato all'innovazione, alla novità, agli eventi nuovi, agli eventi unici, inattesi, è legata a una nozione di tempo non ripetibile, non lineare, oppure dipende l'incertezza
incertezza dalla natura della realtà empirica o fisica in quanto caotica o casuale, oppure non ergodica, come sostiene Davidson, oppure semplicemente complessa. Però la parola complessità è veramente molto difficile da capire quante interpretazioni della nozione di complessità ci sono. È ontologica l'incertezza o è conoscitiva? Dipende dal fatto, dal destino, dalla fortuna che è in mano agli dèi, dipende dai limiti cognitivi umani, quindi da un problema di conoscenza limitata. È il rischio non calcolabile, ma allora dobbiamo distinguere fra rischio e incertezza. È ignoranza, oppure cercheremo di capire che cos'è per Keynes. E lo stesso vale per la probabilità. La probabilità, come l'incertezza, è un concetto semanticamente multiforme, cioè ha molte diverse interpretazioni. È una frequenza di eventi ripetibili, è un giudizio razionale, oppure è un giudizio semplicemente soggettivo, individuale, è semplicemente un'opinione, è una scommessa, quindi rimanda a una teoria della scommessa. È un calcolo oppure è una stima statistica? E soprattutto è un numero o potrebbe non essere un numero? Allora, vediamo un attimo alcuni elementi dell'incertezza e della probabilità in Keynes. Ricordo, e l'ho già sottolineato, che vi è forte disaccordo fra gli studiosi e gli interpreti di Keynes, anzi nel passato non vi è stata nessuna attenzione alla nozione di incertezza in Keynes, e anche indirettamente alla nozione di probabilità. Gli unici riferimenti sono a Knight quando si parla di incertezza, mentre le differenze fra Keynes e Knight sono enormi e secondo me è sbagliato fare riferimento a Knight per parlare di Keynes. Ricordiamo la centralità delle nozioni di aspettative in Keynes, del tasso di interesse monetario atteso, della domanda aggregata attesa e ovviamente, ad esempio, in questo periodo fondamentale nella discussione congiunturale è il discorso sull'inflazione attesa. L'incertezza e la probabilità vengono discusse da Keynes soprattutto nel Trattato delle probabilità che viene pubblicato nel 1921. Ma le origini della discussione della probabilità in Keynes cominciano nel 1904. Ricordiamo che nel 4 Keynes, che era nato nell'83, aveva 21 anni. In questo saggio Etica in relazione alla condotta, in cui si occupa di etica, di razionalità e di probabilità. Poi ci sono le prime versioni del trattato, che sono del 1907-08, e poi la pubblicazione del trattato. È uno studioso di probabilità, quindi, e soprattutto la sua nozione di probabilità è probabilità logica. Non si occupa quindi del calcolo delle probabilità o del rischio calcolabile, e si occupa della statistica per quanto riguarda soprattutto il problema dell'inferenza, non tanto della statistica descrittiva. Questa visione della probabilità, a mio parere, permea tutto il suo pensiero, il suo modo di ragionare, ma anche il modo in cui Keynes scrive di teoria economica, ad esempio come scrive la teoria generale. Quindi è un approccio al metodo e la sua teoria economica dipende, a mio parere, strettamente da questo metodo. Per cui il contenuto e la forma della teoria economica in Keynes sono profondamente interrelati e non possono essere separati. Allora, la probabilità è un giudizio logico per Keynes, è un giudizio ragionevole, un giudizio contingente, quindi muta al mutare delle circostanze, e la ragionevolezza è diversa dalla razionalità economica ottimizzante, ma anche dalla razionalità strumentale. Queste sono, ad esempio, c'è una versione, un'interpretazione di Keynes pragmatista che manda verso la razionalità strumentale, che secondo me è inaccettabile. In breve potremmo dire che
questa ragionevolezza in Keynes è avere qualche ragione per credere, questa è la probabilità. La probabilità non è una frequenza, quindi non si riferisce agli eventi o ai fatti empirici. Secondo la mia lettura, Keynes non è un empirista. E la probabilità in Keynes non è un giudizio soggettivo come lo è in Frank Ramsey o in De Finetti, e non è una scommessa. E la mia interpretazione è che Keynes non diventa un ramsiano, cioè non accetta la teoria soggettiva ramsiana nella teoria generale. La probabilità in Keynes non è numerica, non è additiva e non è lineare, e quindi questo apre tutti i problemi sulla complessità. Vediamo l'incertezza. Ho visto brevemente la probabilità, vediamo l'incertezza. Allora, non c'è una definizione chiara, precisa di che cosa sia l'incertezza in Keynes. Ne parla, ci sono moltissimi passi relativi all'incertezza. A mia interpretazione si possono identificare tre situazioni legate all'incertezza. La prima è l'ignoranza. Allora, quando non ci sono ragioni per credere, quindi non c'è una probabilità logica e non c'è un giudizio ragionevole. Keynes dice we don't know, noi non sappiamo. Questo è il caso più semplice, perché l'ignoranza è abbastanza facile da associare all'incertezza. Il secondo, più complicato, molto affascinante anche come discussione, è quando c'è un basso peso dell'argomentazione. Il peso dell'argomentazione è uno dei due attributi del giudizio. Il primo è la probabilità, il secondo attributo che gioca poi con la probabilità è il peso dell'argomentazione, cioè l'ammontare totale di conoscenza parziale di cui disponiamo. Quando è molto basso, si parla di bassa fiducia, e usa il termine confidence Keynes, e che quindi questo porta all'incertezza. Nel libro non mi occupo di questi due casi, mi occupo del terzo caso, che è un caso non studiato, secondo me, quello di un problema di incommensurabilità intrinseca. La parola intrinseca è fondamentale. Quindi le probabilità logiche esistono, ma non sono comparabili e soprattutto non sono ordinabili. Il problema della non ordinabilità è uno degli aspetti più complicati. E soprattutto, a differenza ad esempio di O'Donnell nella mia lettura, non dipende dalla nostra capacità di misurare o di conoscere le probabilità. Cioè, secondo me, questo caso non è quello di unknown probabilities. Quello potrebbe eventualmente ricadere nell'ignoranza. Questo tocca direttamente la filosofia della misura in Keynes, che poi Keynes trasferisce alla sua macroeconomia, cioè trasferisce dalla probabilità all'economia e alle grandezze economiche, ed è per questo è rilevante come rilettura. Questa filosofia della misura Keynes poi la applica a quelle che lui chiama grandezze economiche complesse, e la parola complessità è presente appunto in questi passi, o manifold economic magnitudes, e cercheremo di capire che cosa intende Keynes per manifold. E questa lista di grandezze complesse non sono semplicemente una minoranza di grandezze, ma sono centrali nell'economia, e sono l'utilità sia individuale che aggregata, il livello generale dei prezzi, quindi la variabile che poi spiega l'inflazione e poi eventualmente l'inflazione attesa, e la discussione è nel saggio sui numeri indici del 1909 e poi nel trattato della moneta del 30, il capitale aggregato, che poi ovviamente noi conosciamo nella discussione di Sraffa e nella discussione sulla misurazione del capitale, il prodotto aggregato reale, cioè il PIL, e tutta questa discussione ha come perno centrale il capitolo quarto della teoria generale sulla scelta delle unità di misura in macroeconomia.
Attenzione alle date, quindi. Abbiamo il primo scritto 1904, poi abbiamo gli scritti sull'etica del 1905-6, su cui tornerò più avanti, le prime versioni del Trattato delle probabilità, il saggio sui numeri indice che è molto ma molto interessante per la discussione sul problema teorico della misurazione, non statistico. Poi abbiamo il saggio no, le note del 1910, manoscritte ancora, per le lezioni sulla borsa, in cui c'è la primissima distinzione fra rischio, incertezza e speculazione, una nozione che a mio parere Keynes poi mantiene fino alla teoria generale. Poi il Trattato delle probabilità viene pubblicato, c'è la discussione sulla misurazione delle grandezze nel Trattato della moneta, poi c'è la teoria generale, poi c'è la discussione sull'incertezza nel 37 e poi infine l'ultimo sprazzo di elementi di continuità sono le lettere a Tauschend sul problema della probabilità, dell'ordinabilità e poi vedremo sul dilemma dell'asino di Buridano. Vi faccio semplicemente vedere la pagina delle note manoscritte per queste lezioni che è intitolata The Natural Speculation. E in queste note è molto importante perché queste note, insieme al saggio dei numeri indici, rappresentano l'elemento di continuità di passaggio. Keynes distingue quattro situazioni in base alla natura e calcolabilità del rischio. Quando il rischio non è calcolabile, esempio gli eventi politici, quando il rischio è più o meno calcolabile, Keynes distingue fra 2A e 2B. Il 2A è il rischio non è calcolabile come media tra individui, l'esempio è la roulette a Monte Carlo. 2B, il rischio è invece assicurabile e quindi ci sono tutte le assicurazioni. E poi c'è la speculazione. E la speculazione in queste note per le sue lezioni è basata sulla conoscenza limitata ed è basata sulla probabilità logica, quindi sulla sua nozione di probabilità. Keynes considera il caso 1 e 2A come gioco d'azzardo, gambling, e questa distinzione fra speculazione e gambling è ricorrente in tutta l'analisi di Keynes sui mercati finanziari e ovviamente è presente poi nel capitolo 12 della teoria generale. Allora, ritorno alla probabilità per cercare di fare chiarezza su questo guazzabuglio di interpretazioni sulla probabilità. Allora, c'è fondamentalmente tre casi in Keynes della nozione di probabilità legata alla filosofia della misura. Il caso 1 in cui la probabilità può essere misurata in modo preciso e quindi c'è un numero, d'accordo? Oppure impreciso e c'è tutta questa discussione sull'approssimazione attraverso intervalli numerici. Quindi sono due casi di precisione. Poi c'è il caso 2, che è il caso più generale, più importante per Keynes, quello che Keynes costantemente usa. La probabilità può essere ordinata, cioè una misura ordinale, in termini di più o meno uguale. Qui richiede l'omogeneità nella dimensione, su cui adesso poi torno. E in questo caso possiamo parlare di gradi di probabilità e tutta l'analisi della speculazione appartiene al caso 2. Poi c'è il caso 3, quello su cui io dedico molto attenzione nel mio libro e quindi non è che io tralascio il caso 2. Il caso 2, ad esempio, è stato discusso nel mio libro precedente, cioè quello del 1988. È inutile che io ritorni su questa discussione. Il caso 3, che è il caso in cui le probabilità sono indeterminate e quindi le probabilità non possono essere messe in una scala ordinale, non possono essere comparate perché c'è un problema di eterogeneità. C'è un problema di eterogeneità nella dimensione degli attributi. E quindi Keynes parla di una incommensurabilità intrinseca. Queste vengono trattate da Keynes sotto la forma del dilemma razionale,
cioè il problema dell'asino di Buridano. Ovviamente il problema di probabilità non ordinabili porta all'indecisione e all'incertezza. Allora, l'esempio che fa Keynes nel Trattato delle probabilità è un esempio molto divertente, molto borghese, tendo io a dire, molto anche inglese, quello di un dilemma razionale dell'ombrello. Cioè noi dobbiamo uscire, dobbiamo decidere se portare o no con noi l'ombrello. Però abbiamo la ragione 1 in cui il barometro segna bel tempo. Però noi, guardando fuori dalla finestra, vediamo che ci sono nuvole nere in cielo. E Keynes spiega, e c'è un lungo passo che adesso non leggo, queste due ragioni sono in conflitto, il problema del conflitto è un tema centrale in Keynes, e sono soprattutto eterogenee. Quindi noi non possiamo scegliere fra queste due ragioni. Poi Keynes, nel Trattato delle probabilità, in altre occasioni dice, va bene, decidiamo di non perdere tempo, il problema del tempo ovviamente è fondamentale nella discussione di Keynes, e prendiamo l'ombrello e lasciamo al capriccio in qualche modo la scelta del dilemma. Però questo è un dilemma dal punto di vista della discussione logica. La cosa interessante che io ho fatto nei miei lavori è quello di vedere come questa discussione sul dilemma e sull'incertezza nel senso dell'incommensurabilità parte in realtà dalla discussione della tragedia, quindi parte da un problema etico in Keynes, cioè dal suo interesse nell'etica del 1904-5, passa poi alla probabilità nel saggio del 1904, poi nelle prime versioni del trattato e poi lo ritroviamo nel 1921. Ma passa all'economia, questo è fondamentale. Passa l'economia attraverso il saggio dei numeri indici, attraverso le note sulla stock exchange e poi passa attraverso i maggiori lavori di Keynes fino al 37 e poi alle lettere a Townshend. Allora, Keynes, per capire in modo molto semplice, distingue fondamentalmente due tipi di aspetti dell'etica. Uno è l'etica speculativa, che lui chiama speculativa, che si occupa dei fini ultimi, delle urgenze e dei fini intrinsecamente buoni. Ed è qui che appartiene la discussione sulla tragedia e sul dilemma morale, perché il dilemma morale è un conflitto fra fini che sono eterogenei. Poi c'è quella che lui chiama l'etica pratica o la morale. A questa etica appartiene la probabilità, quindi appartiene il trattato delle probabilità, appartiene ovviamente l'incertezza, tutta la discussione sull'azione umana per Keynes e ovviamente appartiene l'economia. Quindi l'economia appartiene all'etica pratica, mentre l'etica speculativa appartiene vera e propria all'etica, che poi è l'etica di Moore. Nella tragedia greca molto interessante è la discussione di Keynes sul comportamento degli eroi, e non entro nei dettagli. Secondo Keynes, ma ovviamente secondo la tragedia greca, le circostanze della vita non permettono la realizzazione contemporanea di tutti i nostri fini, perché questi fini confliggono uno con l'altro. Un esempio che io faccio è, ad esempio, il Covid prima del vaccino. Avevamo un tipico dilemma tragico tra salute e lavoro, salute ed economia, vita e morte. L'esempio di Brescia o di Bergamo è un chiaro esempio di quali erano le scelte tragiche e come di fronte a un dilemma si è optato in alcuni casi. Questo discorso sull'irriducibilità dei fini eterogenei è molto interessante perché Keynes fa tutta questa analisi sulla nozione di piacere, bene e felicità. E in particolare, questa è la mia interpretazione, sul pluralismo in etica Keynes segue Aristotele e non segue Platone. Infatti Aristotele sottolinea la pluralità e varietà del bene e il fatto che il bene non sia riducibile ad una sola scala, cioè a un solo ordine univoco.
Invece la tradizione platonica, come fa l'utilitarismo, anche se ovviamente si occupano di due fini completamente diversi, accetta l'idea di un unico bene e riduce il bene ad una sola dimensione. Keynes nei saggi sull'etica. Questi fini per Keynes non possono essere ordinati su una scala comune. Perché, dice Keynes, e qui c'è il problema della filosofia della misura, non esiste un'unità di misura comune. Keynes, ad esempio, fa l'esempio, dice questi due fini sono non riconciliabili. Perché le due unità di misura, dice, scrive Keynes, sono incommensurabili una con l'altra. E dice, nel tentativo di riconciliare queste due incommensurabili unità. E dice, desideri che non posso ridurre a misure comuni, questo del problema della misurazione è fondamentale, e pesarli su una bilancia comune. Sono quindi due unità di misura eterogenee. E sul conflitto, sono bellissimi i passi della discussione su questo conflitto, mi fermo solo al conflitto fra l'interesse dell'individuo e l'interesse della comunità. E questo conflitto ovviamente è antismittiano in generale, perché non c'è nessun meccanismo della provvidenza che concili l'interesse individuale con l'interesse collettivo. Quindi c'è un problema di conflitto nella teoria di Keynes. Il problema della discussione del conflitto morale nella tragedia passa ovviamente nella discussione sul conflitto razionale. Nel dilemma morale c'è un conflitto fra desideri morali opposti. Nel dilemma razionale il conflitto è fra le ragioni. L'esempio è il dilemma dell'ombrello che abbiamo visto prima, o quello dell'asino di Buridano a cui Keynes rimanda in molti posti. Ricordiamo che nella tragedia greca la vita buona e virtuosa, Keynes fa il riferimento sempre agli eroi, non ai borghesi, ma agli eroi. In questa situazione qualunque cosa facciamo causiamo dolore a qualcuno d'altro. Ovviamente c'è il problema del rimorso, ma fondamentalmente il problema è l'indecisione nel giudizio e nell'azione. Quindi l'incertezza in Keynes come incommensurabilità porta a questo problema del dilemma. La cosa interessante è il passaggio dalla probabilità alle grandezze economiche. Quindi abbiamo il bene in etica, la bellezza in estetica, la probabilità in logica e poi Keynes trasferisce questa filosofia della misura alle grandezze economiche, l'utilità, il livello generale dei prezzi, il PIL, prodotto aggregato. Tenete conto che nella teoria generale Keynes non usa il PIL, anzi dice che non si può usare, infatti è una teoria generale dell'occupazione, non del PIL. Poi noi nelle versioni keynesiane usiamo costantemente il PIL, ma Keynes non lo usa perché dice che non si può misurare. Il capitale aggregato nella teoria generale, poi bellissima la discussione sul tempo e sul problema delle unità di misura del tempo, perché c'è un problema del fatto che il tempo stesso è incommensurabile e complesso. Allora, se noi andiamo a vedere il trattato della moneta, in cui c'è questa discussione sulle grandezze complesse, Keynes scrive che si muovono in direzioni opposte e incommensurabili. E questo è il passo del trattato della moneta che vi leggo. Questa difficoltà nel fare comparazioni quantitative precise è la stessa che sorge nel caso di molti altri famosi concetti, cioè di tutti quelli che sono complessi o multiformi, nel senso che sono capaci, state attenti, di variazioni di grado in più che in una direzione, rispettivamente incommensurabili allo stesso tempo. Il concetto di potere d'acquisto della moneta, cioè del livello generale dei prezzi, calcolato su una popolazione che non è omogenea rispetto al reddito reale degli individui, è complesso in questo senso. La stessa difficoltà sorge quando ci chiediamo se una cosa è superiore di grado rispetto a un'altra, come un tutto. Questo è il punto, questo è il corsivo di Keynes, dove la superiorità dipende dal risultato di diversi attributi,
in cui ciascuno varia di grado in modi che non sono commensurabili uno con l'altro. Se noi passiamo alla teoria generale e al capitolo sulla discussione delle unità di misure, abbiamo il passo sul confronto delle due regine. Scrive Keynes: dire che il prodotto netto di oggi è più alto e il livello dei prezzi più basso di 10 anni fa o di un anno fa è un po' come dire che la regina Vittoria è stata una sovrana migliore. Quindi siamo sulla goodness come dimensione, ma una donna più infelice, quindi siamo sulla dimensione della felicità, della regina Elisabetta. Un'affermazione non priva di significato né di interesse, che tuttavia mal si presta ad essere materia per il calcolo differenziale. Quindi queste grandezze complesse o multiformi, Keynes, nella teoria generale, li definisce insiemi incommensurabili di oggetti disparati, cioè eterogenei. E abbiamo tutto l'elenco delle grandezze macroeconomiche incommensurabili. Mi fermo solo sul prodotto aggregato, cioè sul PIL, e scrive: è una grandezza complessa, non omogenea, che non può essere misurata se non in alcuni casi particolari. Chi ha letto Marx sa della composizione organica del capitale, d'accordo? Cioè nel caso in cui c'è equiproporzionalità possiamo procedere, ma qui in generale non è vero. E poi abbiamo il problema del tempo e delle unità di misure. Finisco. Quindi c'è un problema di vaghezza in macroeconomia. Cioè le grandezze macroeconomiche complesse sono, per Keynes, concetti teoricamente vaghi. Keynes scrive del ben noto elemento, cito, elemento di vaghezza che accompagna il concetto del livello generale dei prezzi. Infatti Keynes non lo usa. Usa nella teoria, della moneta la molteplicità di livelli generali dei prezzi. Infatti attacca Fisher. La vaghezza teorica non vuol dire che questi concetti sono vaghi o ambigui dal punto di vista del linguaggio ordinario o delle pratiche del business, dice Keynes, ma teoricamente essi rimangono enigmi, rebus. Usa la parola inglese bellissima, conundrums, che ha sempre affascinato qualunque persona leggeva e diceva: chissà che cosa vuole dire. Se andiamo a vedere l'etimologia della parola conundrums, è una specie di burlesque, un'imitazione della scolastica medievale del problema dell'hocus pocus, cioè sono enigmi senza soluzione, irrisolvibili, concetti quantitativamente indeterminati. E siamo al punto di partenza sulla discussione sulle probabilità indeterminate. Vi do alcuni elementi di referenza bibliografica e ho finito. Grazie. Allora, grazie Anna anche per essere stata ragionevolmente nei tempi. E Interrompo la condivisione? sì, Sì. grazie. Allora direi che possiamo aprire la discussione e do la parola subito a Giancarlo Bertocco per il suo intervento. Sentite? Sì. Sì. Ecco, benissimo. Allora, ecco, il libro di Anna è stato, cioè, è certamente un libro estremamente importante, interessante, perché costituisce l'occasione per conoscere aspetti del pensiero di Keynes che non sono normalmente noti neppure gli economisti che si definiscono come keynesiani o come post-keynesiani. No, Anna sottolinea come Keynes non sia soltanto un economista, ma, come diceva lei, sia anche uno studioso di logica, un filosofo della misura, uno studioso di morale. E il libro di Anna sostiene che
La parte più, cioè la novità più importante di Keynes sta nel suo metodo di analisi. Il metodo di analisi che deriva dalla concezione di economia che Keynes ha. L'economia, dice, non è una scienza naturale, ma si occupa di fenomeni di grandezza che sono incommensurabili, che sono eterogenei, multiformi, e quindi questo determina l'importanza di concetti come il concetto di incertezza, il concetto di ignoranza, di probabilità, di persuasione. E quindi questo libro è un libro estremamente denso che nel mio caso ha stimolato una serie notevole di riflessioni. Quindi vorrei cominciare appunto questa mia riflessione stimolata dal libro di Anna ponendo due questioni, due domande ad Anna. Almeno due, ce ne ho diverse altre, ma cominciamo con due. La prima è, riguarda le interpretazioni di Keynes. Ecco, io conoscendo Anna molto bene da tanti anni, ecco, non mi sono meravigliato quando nell'introduzione del suo libro ho letto una serie di interpretazioni di Keynes con le quali Anna non era d'accordo. Interpretazioni che riguardano soprattutto il fenomeno dell'incertezza, di cui Anna ha parlato molto ampiamente nella sua presentazione. Ecco, vorrei ritornare su un punto di questa interpretazione a cui Anna ha accennato nella sua presentazione, e riguarda l'interpretazione dell'incertezza da parte, per capirci, di Paul Davidson, basata sulla distinzione tra sistemi ergodici e sistemi non ergodici, e quindi associa la presenza di incertezza ai sistemi non ergodici, che sono, detto molto schematicamente, qua il riferimento anche a Anna, a Knight, sistemi non ergodici che sono sistemi popolati, possiamo dire, da imprenditori che hanno caratteristiche, possiamo dire, schumpeteriane. Ecco, quindi secondo me è importante sottolineare quali sono le ragioni della critica di Anna rispetto a questa interpretazione, perché anche nel testo di Anna ci sono alcune definizioni di incertezza che sembrano abbastanza vicine a quelle che ho citato di Davidson. Ad esempio, si legge l'incertezza irriducibile significa che le probabilità sono intrinsecamente non calcolabili, oppure c'è incertezza quando le probabilità esiste, ma non può essere ridotta a rischio calcolante. Sono affermazioni che possono essere confrontate con quelle che si possono leggere nei testi di evidenza. Questa è la prima questione. Una seconda questione, secondo punto che ho trovato molto interessante nell'analisi nel libro di Anna, riguarda la sua definizione di teoria generale, del concetto di Keynes di teoria generale. E Anna specifica il significato di teoria generale partendo dalla critica di Keynes alla teoria classica, sottolinea Anna che la critica di Keynes alla teoria classica non riguarda la coerenza logica della teoria classica, non riguarda il realismo delle ipotesi, ma si basa sul fatto che la teoria classica è fondata su assunzioni tacite che rendono questa teoria, dice Anna, applicabile solo in un caso particolare. Keynes invece rifiuta, abbandona queste assunzioni tacite e quindi realizza una teoria generale proprio perché non è basata su queste assunzioni tacite. Ecco, le assunzioni tacite che indica Anna sono neutralità della moneta, validità della legge di Say e in particolare l'assunzione di omogeneità delle grandezze economiche,
Quindi la teoria classica si concentra su grandezze economiche che sono omogenee, quindi facilmente misurabili, e l'ultima assunzione tacita riguarda l'indipendenza delle variabili. Ora, questo insieme di assunzioni tacite fa pensare ad un sistema economico in cui si produce un unico bene, o appunto, come diceva Anna alla fine della sua analisi, un sistema economico in cui si producono tanti beni in proporzioni costanti, e quindi proprio il sistema economico può essere trattato, analizzato come se fosse un unico bene. Ecco, Keynes invece naturalmente abbandona queste assunzioni tacite, in particolare l'assunzione di omogeneità delle grandezze economiche. Le grandezze economiche fondamentali sono eterogenee, sono complesse, sono incommensurabili. E questo fa pensare ad un sistema economico diverso da quello che ho appena descritto, cioè un sistema economico che cambia, la cui struttura cambia continuamente, cambiano la qualità dei beni, cambiano i beni prodotti e così via. E quindi questo spiega perché il PIL non è una grandezza misurabile. Ecco, quindi abbiamo da un lato la teoria classica che si basa sulla sequenza omogeneità, neutralità della moneta, legge di sé. Dall'altro la teoria keynesiana che invece si basa sulla sequenza eterogeneità, non neutralità della moneta, naturalmente, e principio della domanda effettiva. Quindi la seconda domanda è la seguente: è possibile individuare all'interno della teoria generale una spiegazione della non neutralità della moneta e del principio della domanda effettiva che si basi proprio sul concetto di eterogeneità, di non commensurabilità delle grandezze economiche, cioè che faccia riferimento proprio a questo? Queste sono le prime due, poi se ci sarà spazio ho tante altre questioni da chiedere. Quindi per adesso io mi fermo qua, poi magari... Benissimo, sì, anch'io penso che sia importante, anche per dare a Anna la possibilità di rispondere, che limitiamo, diciamo, il primo giro delle domande, poi lasciamo rispondere Anna e poi casomai, se ce ne sono delle altre, ritorniamo. Lino? Sì, grazie, mi sentite? Sì. Grazie di avermi invitato a questa discussione. Dunque, Keynes sicuramente può essere definito un intellettuale poliedrico, un economista, un logico, un filosofo politico, uno studioso di etica e di estetica. Secondo me questo libro mette in evidenza come non si possa capire il Keynes economista se si prescinde da tutte le altre dimensioni di cui si è occupato come studioso. Non si può capire la teoria generale se non si è letto il treatise on probability, quindi il metodo è fondamentale per studiare veramente a fondo quello che è stato il pensiero di Keynes, soprattutto la parte, se vogliamo limitarci, all'analisi economica. Quindi una lettura molto originale, non convenzionale, per molti versi radicale, nel senso che Anna, secondo me, come sua consuetudine, va alla radice della questione, alle radici del pensiero di Keynes, in termini metodologici prima e teorici poi. Approccio che si discosta, almeno per quanto ne so io, dalle linee di ricerca neo-keynesiane, new Keynesian, e anche per certi versi, come ha detto Giancarlo, post-keynesiane. Come Leighton Wood, Anna distingue l'economia dei keynesiani dall'economia di Keynes. Il libro è concepito come un ampio lavoro di critica metodologica che pone al centro dell'analisi il problema dell'incertezza, facendo un confronto molto convincente con le varie declinazioni che questo concetto ha avuto all'interno della letteratura. Anna è molto attenta a distinguere nella sua tassonomia tutto quello che è stato scritto sul problema dell'incertezza, e solo per questo merita, insomma, un plauso.
perché in effetti c'è molta confusione in letteratura sull'interpretazione dell'incertezza in Keynes. Affronta però anche in questo libro il problema dei dilemmi razionali e dilemmi morali, che secondo me è una parte molto affascinante del testo, e fa un'indagine serrata sul problema della misurazione, sulla incommensurabilità delle grandezze che noi di solito siamo abituati ad accettare senza farci troppi problemi, noi mi riferisco ai macroeconomisti, e al problema della complessità delle grandezze. Anche sulla complessità Anna è molto chiara nel fare le varie distinzioni che questo termine ha assunto nei vari approcci teorici. Leggendo questo libro ho avuto anche l'impressione del perché la rivoluzione keynesiana, come ha detto molto bene Luigi Pasinetti nel libro Keynes e i keynesiani di Cambridge, sia rimasta incompiuta. Di fatto noi abbiamo che l'eredità di Keynes è giacente, come ha detto una persona che mi piace ricordare all'Accademia dei Lincei, Giorgio Lunghini. L'eredità di Keynes è giacente forse proprio perché è mancata l'accettazione da parte della professione del suo metodo di indagine. Keynes ha la cassetta degli attrezzi, quindi chi pensa che Keynes non abbia la cassetta degli attrezzi per affrontare problemi economici, arrivando addirittura a pensare a una sorta di Keynes nichilista che non si possa dire niente, non si fa, è assolutamente fuori strada. Anna setaccia nel suo libro gli studi, grazie a studi che sono durati decenni, se non sbaglio appunto quasi 40 anni di studi su Keynes, in modo chiaro e rigoroso, analizza i suoi primi scritti del Novecento, 904, 910, le lezioni, gli appunti che aveva preso per i suoi studenti sulla borsa, fino ad arrivare al Keynes fautore di un piano molto lungimirante a Bretton Woods, ma che non vide mai la luce. Ecco, Anna sottolinea, a differenza di altri autori, la continuità nell'approccio di Keynes. Non c'è separazione nella sua analisi, nel suo metodo di affrontare le questioni economiche. Mentre alcuni autori, come noto, sottolineano le differenze quasi inconciliabili tra la teoria generale, il trattato sulla moneta, e insomma, mi sembra che Anna dia una visione molto organica di quello che è stato il metodo usato da Keynes in tutti i suoi lavori, ecco, sia quelli inediti che quelli editi. Ovviamente c'è una vastissima bibliografia, rigore filologico per quello che posso dire io. Il Keynes torna ad essere il critico e il polemico che abbiamo conosciuto, che abbiamo letto dalle biografie di Harrod o di Skidelsky, che va contro il pensiero dominante, che va contro i classici, diremmo oggi il mainstream. Il Keynes anti-utilitarista, anti-empirista, anti-frequentista, anti-soggettivista, nonostante la critica di Ramsey. Io da giovane ero caduto nell'errore, avendo letto Bateman, di ritenere che Ramsey avesse fatto cambiare idea a Keynes. In realtà non è così, e a proprio Anna, mi ricordo in quegli anni, mi aveva, come dire, chiarito la questione. Scettico sull'uso acritico delle grandezze macroeconomiche, possiamo dire che Keynes è un critico ante litteram del PIL, dell'indice dei generali dei prezzi, del capitale aggregato, proprio per i problemi di misurazione, di incommensurabilità, che secondo Anna sono alla radice di tutte le complicazioni che si hanno quando si maneggia il materiale economico, si usano gli aggregati economici. Insomma, ci presenta Keynes, un Keynes contra mundum, in un certo senso. D'altra parte, nella lettera che lui ha scritto a John Bernard Shaw, metteva in evidenza nel 1934, se non sbaglio, correggetemi, metteva in evidenza come il suo obiettivo fosse quello proprio di portare a una rivoluzione nel modo di concepire i problemi economici.
Ritroviamo la potenza dello spirito critico che sempre ha caratterizzato l'economista di Cambridge, che non arretra di fronte a nessuno, come non aveva arretrato nelle discussioni giovanili alla Società degli Apostoli di Cambridge in merito ai principi a etica di Moore, oppure nel circolo di Bloomsbury. Abbiamo anche ovviamente alcune discussioni fatte da Keynes al circolo di Bloomsbury che gettano luce sul problema del bello, del bene, del buono, eccetera, ma ovviamente non c'è qui il tempo per entrare in tutta questa prolificità che ha rappresentato la vita di Keynes. Come noto, Keynes si schiera tra il coraggioso esercito degli eretici, come egli stesso afferma nel saggio Povertà nell'abbondanza. Tuttavia, essendo stato educato nella cittadella, cito quasi a memoria, conosce il suo potere e la sua forza e si considera soddisfatto solo quando riesce a mettere il dito sulla piaga circa quella parte di analisi ortodossa che conduce a conclusioni inaccettabili. Bisogna riconoscere che Anna Carabelli anche in questo libro abbia dimostrato coerenza nell'interpretazione di Keynes. Io, se posso fare un riferimento personale, mi ricordo che quando Anna è rientrata a Pavia, allora, quando era diretto il dipartimento da Giorgio Lunghini, era un centro molto vivace di dibattito su Keynes e i keynesiani. Anna era rientrata da Cambridge e mi ricordo che stava per pubblicare On Keynes Method. Io allora ero laureando. Ecco, la fine degli anni Ottanta purtroppo rappresenta il culmine della controrivoluzione keynesiana, ammesso che di rivoluzione keynesiana ne sia mai stata veramente sia mai stata realizzata. Controrivoluzione monetarista e neomonetarista. E molti anche in Italia avrebbero abbandonato volentieri gli scritti di Keynes alla critica corrosiva dei topi. Quindi bisogna riconoscere che per quelli come me, giovani che si stavano avvicinando a Minsky, a Vicarelli piuttosto che ad altri autori, Anna è stato comunque un riferimento al pensiero di Keynes in anni dove già le cose stavano cambiando. Come noto, la crisi del 2008 e anche per certi versi la crisi pandemica. Mi è piaciuto molto l'esempio che tu fai in alcune presentazioni che ho sentito del dilemma morale relativamente alla situazione del Covid. Dilemma tra salute, economia, tra lavoro, economia. Ecco, anche questa analisi dei dilemmi, adesso qui non c'è il tempo per entrare troppo nei dettagli, ma ripeto, possiamo poi con la discussione continuare. Ecco, è molto interessante ed è molto interessante il ponte che tu getti anche col problema del dilemma razionale dell'incertezza. Questo è un aspetto che secondo me non si rintraccia facilmente negli scritti dei keynesiani. Quindi, insomma, un libro che sicuramente ci, almeno a me, ha aiutato a capire un po' meglio sia il problema dell'incertezza, sia il fatto che appunto non possiamo pensare di poter capire a fondo il pensiero economico di Keynes se prescindiamo dai lavori che non sono strettamente economici. Proprio perché appunto i lavori sul metodo, ma non solo, anche quelli di carattere etico, e cioè non arrivo a dire quello estetico, ma sicuramente ci sono dei punti di contatto. Quindi un libro interessante che stimola un sacco di questioni. Ecco, la domanda che volevo farti è una abbastanza veloce. Allora, come ho detto prima, tu analizzi a fondo il problema dell'etica pratica e dell'etica speculativa e collochi l'economia nell'etica pratica. Gli economisti non sono i depositari della civiltà, ma della possibilità della civiltà. Cito a memoria, Keynes diceva, no? Dovrebbero assumere alla fine lo stesso ruolo dei dentisti. Ecco, dal punto di vista pragmatico, che cosa dovrebbero avere, cosa secondo te, nella cassetta degli strumenti, degli attrezzi per valutare, per decidere? Perché Keynes comunque decideva, era critico dei mercati finanziari, ma agiva con profitto sui mercati finanziari, quindi aveva un suo modo di, come dire, di scegliere, di decidere, eh?
ed era anche un come dire, faceva proposte di politica economica non convenzionale molto importanti. Quindi, ripeto, bisogna che ci rendiamo conto che Keynes ha un suo metodo, come avete fatto nel lavoro con tu e Mario, no? Dell'apparatus of thought, apparatus of action. Quindi c'è una cassetta degli attrezzi. Quindi, ripeto, è un libro che consente, almeno a me ha consentito, di rivedere alcune questioni che mi erano rimaste irrisolte. Mi fermo qui. Bene. Grazie. Allora, Anna, tu direi che c'hai tre domande, diciamo domande nel senso proprio tecnico sì. della parola. E posso aggiungerne una io, una veloce io, che riprende un po' le cose ultime che ha detto Lino. Cioè, certamente il tuo non era un libro che aveva, diciamo, anche la dimensione biografica, però ci sono due o tre riferimenti a legare il pensiero di Keynes alla sua poi azione, no? Cioè, lo fai, secondo me, anche molto bene quando giustamente, secondo me, critichi Skidelsky, che accusa Keynes, no, di avere il punto di vista dell'impero. Tanto è vero che anche nell'edizione americana, come sappiamo, il sottotitolo viene chiamato Defensor of the Empire, proprio per sottolineare questo aspetto. Ecco, come ti avevo detto anche nella presentazione, e come dice anche Lino, ci sono esempi in cui noi possiamo vedere come questa filosofia dell'azione di Keynes si traduce nei suoi comportamenti. Io per 15 anni ho studiato i suoi comportamenti sui mercati finanziari. Tu e Mario avete studiato il suo comportamento nell'azione, diciamo, nelle relazioni internazionali. Ecco, anche qui, insomma, è necessario trovare sempre questa coerenza, o possiamo anche qui dire che non tutte le scelte, no? Sono state scelte, erano scelte tragiche, scelte di conflitto, e può darsi che non, questo che dice mi pare Robbins di Keynes, dice è stato un come envoyer è stato supremo, come negotiator invece purtroppo invece non aveva diciamo queste caratteristiche. Ecco, terza domanda proprio è questa: come si possa cercare di legare la sua teoria dell'azione con i suoi comportamenti e quanto questi hanno presentato degli elementi di tragicità nella scelta e nella non linearità. Ecco, io ti darei un po' una risposta a queste quattro domande che hai avuto e poi sentirei se per caso dal pubblico, da qualcuno, arriva qualche altra domanda. Sì, grazie molte, grazie moltissimo per i commenti e anche gli stimoli indiretti. La prima è il tema, è poi così coerente come io vorrei, no? La rilettura ancora di questi ultimi mesi da parte degli interpreti di Keynes è quello, ad esempio, di Sot Bateman nell'ultimo lavoro, quindi riprende il lavoro precedente e dice appunto il Keynes nella teoria generale abbraccia Ramsey ed è un soggettivista. Quindi questo discorso sulla frattura o continuità di Keynes a me sembra che, cioè, io mi batto proprio per un discorso sulla coerenza e continuità, cioè ad esempio su moltissimi aspetti la coerenza e la continuità di Keynes è molto forte e va appunto sia dal punto di vista teorico e dei problemi, ad esempio legati alla filosofia della misura, ma anche di quali sono poi l'analisi pratica, ad esempio con Mario abbiamo lavorato a lungo sugli aspetti internazionali, proprio dal Indian Currency and Finance fino diciamo al piano Keynes di Bretton Woods, fino anche agli articoli poi finali, proprio le ultime osservazioni fatte da Keynes prima ancora di morire, proprio c'è veramente un aspetto di coerenza. Quindi io difendo il fatto che quello che prevale è un discorso sulla continuità. Quindi non sono d'accordo sul fatto che ci siano slabrature.
Le slavature possono essere spiegate, appunto, se vuoi, con alcune osservazioni finali in cui poi Keynes perde su alcuni aspetti in cui difendeva la sua posizione e poi il più forte, nel caso di Bretton Woods, vince White, vince il potere americano e la sovranità, cioè i problemi del dollaro che poi noi abbiamo visto aprirsi sono legati proprio dal fatto che c'è una moneta sovrana dominante, questa moneta ha di fatto vinto nel caso di Bretton Woods. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto su cui volevo fermarmi è questo discorso sul problema dell'incertezza come elemento ontologico, quello che deriva da una specie di struttura del mondo in quanto struttura empirica del mondo. Davidson, ad esempio, è vero che poi le affermazioni, il rischio non è calcolabile, quindi questa è l'incertezza. Ci sono ovviamente parallelismi forti, infatti Keynes e Knight vengono continuamente scambiati come se fossero due pedine sullo stesso, con la stessa metodologia, e secondo me questo è errato. E ad esempio l'interpretazione di Davidson non è corretta, perché mette su a Keynes un vestito che non è suo, ma che deriva dalla meccanica statistica, che è l'influenza completamente diversa che diciamo a Davidson viene da altre fonti. Quindi si è battuto costantemente su un problema della distinzione che incertezza e rischio in Keynes, partendo da un altro punto di vista, ed è secondo me non corretto nel confronto di Keynes. Poi ovviamente noi chiamiamo sempre alla Davidson, cioè come da dire, adesso abbiamo capito che, ma quando c'era solo Davidson, ad esempio, tutta l'analisi dell'incertezza, che in molti casi, ad esempio, da parte di Davidson è andato verso l'ontologia e da altre parti è andata verso posizioni neo-austriache. Quindi ancora peggio, cioè irrazionalità completa. E tu citavi il problema degli elementi schumpeteriani in Knight. Secondo me è vero, cioè c'è molto del discorso sull'innovazione, ma in Keynes, ad esempio, l'incertezza non dipende, cioè dipende da fatti unici e imprevisti, d'accordo, però non dipende da fondamentalmente una lettura schumpeteriana della realtà. In questo senso i due autori sono tutti e due molto rilevanti, ma opposti. Questo è il mio punto. E su questo torno al problema della moneta. La moneta è proprio, nella discussione di Keynes, il grande omogeneizzatore. Perché la moneta, paradossalmente, come Marx, che è l'equivalente universale, cioè nella lettura di Grundrisse, noi abbiamo questa idea fondamentale che la moneta svolge questa, diciamo, caratteristica di essere appunto una specie di equivalente generale. E l'equivalente generale è proprio dovuto dal fatto che è fondamentalmente omogenea, ed è il motivo per cui Keynes poi misura in termini monetari, ed è anche lo scontro indiretto con Sraffa, cioè tutta, infatti a Sraffa non va bene Keynes, nel senso che le scelte sono divergenti e i due hanno un'idea dell'unità di misura completamente diversa. Sraffa va verso un'unità fisica, fondamentalmente, poi c'è la merce tipo, quindi c'è un problema di composizione organica, quindi c'è una discussione che su molti aspetti ci sono punti di affinità, ma poi dal punto di vista dell'analisi. Ovviamente la scelta della una misura in termini di moneta vuol dire che tu di fatto accetti anche una punto di vista che è parziale, perché ovviamente la misurazione in termini di moneta ti fa dedurre alcune delle grandezze solo in modo indiretto.
Cioè, questa, la discussione sul fatto che noi deflazioniamo, però l'operazione non è neutrale. Infatti si capisce adesso, quando facciamo una discussione sull'inflazione attesa, ma se non esiste il livello generale dei prezzi, com'è possibile prendere questo livello atteso come se fosse un numero unico per di più, no? Infatti è bellissima la discussione recente, io leggevo ad esempio appunto la discussione americana e proprio sul problema, ma che cos'è l'inflazione attesa? Quali sono le cause? E soprattutto è un numero che possa essere preso semplicemente come se fosse il livello generale dei prezzi? E Keynes risponderebbe no, siamo molto attenti. E lo stesso vale il PIL e il tuo riferimento al problema del fatto dell'eterogeneità delle grandezze, anche dal punto di vista, se vuoi, dell'analisi che poi ha fatto Sen sulla nozione di welfare, no? Di elementi che non rimandano semplicemente a una grandezza, a un attributo quantitativo. Questo è uno degli aspetti. Nel caso della discussione sul problema del... premetto, il mio libro è un libro sull'interpretazione di Keynes, quindi ovviamente non può volere cose che nel libro sono implicite ma non esplicite. Il mio compito fondamentale è stato rileggere Keynes per ributtarlo sulla scena teorica. Io ritengo che, ad esempio, la crisi del 2007-2011 abbia riproposto il Keynes, ma dal punto di vista teorico la teoria non è passata. Uno, perché si confonde costantemente Keynes con i keynesiani, e questo è una trappola infernale. Ancora recentemente leggevo Salvati, e Salvati dice: ah, Keynes non ha più niente da dire per il mondo moderno. Ma, cioè, forse i keynesiani o le politiche fiscali intese nel senso standard, ma ad esempio buona parte dell'analisi della moneta di Keynes spiegano molto se noi usassimo il Keynes in un modo diverso. Quindi il primo obiettivo è riproporre un Keynes in questo ginepraio di interpretazioni su Keynes che io trovo terribile. Cioè, il Keynes nelle ultime interpretazioni, quindi parlo di mesi, ogni articolo che viene scritto ha una visione, ad esempio, sul problema dell'incertezza completamente diversa. Si va da Ramsey all'ontologia, all'irrazionalità, e a Schiller, cioè molto complicata. Quindi l'obiettivo in primis è un problema di reinterpretare, e quindi questo è l'esercizio, mi sembra, più difficile che ho cercato di fare, un esercizio che ovviamente percorre moltissimi anni in questa formazione di questo mosaico generale, di cui ci sono moltissime tessere che ovviamente potrebbero essere analizzate, non da me, perché ovviamente l'investimento umano è stato grosso e certamente coso, e anche nel senso di andare contro le interpretazioni correnti e dominanti nel caso di Keynes. Sul problema dell'analisi delle politiche pratiche, cioè quindi della discussione sull'azione, implicitamente c'è, perché c'è una discussione. Cristina diceva: non hai dedicato così tanta attenzione ai mercati finanziari. Non so, perché il problema dell'interpretazione della preferenza per la liquidità in un contesto in cui abbiamo probabilità e peso dell'argomentazione è molto rilevante nel discorso di Keynes teorico. Questa rianalisi della speculazione, di nuovo, è fondamentale, perché l'analisi della speculazione in Keynes, nell'analisi del comportamento degli speculatori, non sono per niente irrazionali. E in questo gioco fra speculazione e convenzione, secondo me, è invece un
una degli aspetti molto affascinanti di questo discorso. Uno rimanda a problemi di conoscenza, la convenzionalità invece del mercato rimanda agli idoli. Quindi diciamo tutti questi aspetti ci sono. Tenete conto di nuovo che siamo sempre alla grande lettura, il Keynes è un convenzionalista, ma il Keynes non è un convenzionalista. Keynes dice che i mercati sono convenzionalisti, in particolare diciamo la formazione delle attese. Quindi questo. Poi gli aspetti sui suggerimenti. Di nuovo, è molto critico dei limiti della teoria, però fa teoria. Cioè scrive la teoria generale esplicitando i limiti e però contemporaneamente fa teoria, e la teoria generale è prevalentemente una teoria, non una politica economica, d'accordo? Poi la politica economica l'abbiamo. E però, è un, secondo me, è veramente un tentativo costruttivo da parte di Keynes, questo lo ribadiva anche Cristina, no? Cioè è veramente un'operazione costruttiva, non solo distruttiva in generale. Quindi c'è questo ruolo delle istituzioni, del ruolo della conoscenza, il ruolo dello Stato, la discussione sui limiti. Quindi tutti questi aspetti, secondo me, ci sono e sono fondamentali. Il problema è proprio complicato è questo, cioè ovviamente non possiamo ritornare a Keynes come fosse un salto all'indietro, perché l'analisi di Keynes è comunque un'analisi che è context dependent, cioè dipende da una particolare situazione, in parte storica e in parte teorica. Quindi noi possiamo abbeverarci in una rilettura generale e poi ovviamente usare questa teoria non in modo meccanico, questo l'abbiamo imparato, no? Non in modo meccanico, per cercare di rileggere, ma questa teoria è molto feconda, quindi di nuovo la posizione ad esempio di Salvati era assurda, a me sembra scrivere un libro sul liberalismo embedded, quando in Keynes c'è un discorso sul policy space costante, in cui, cioè, dicendo il Keynes non è rilevante, forse Polanyi lo è di più, uno aggiungerebbe Schumpeter può essere interessante, però a me sembra che invece il Keynes abbia un bagaglio dal punto di vista dell'elaborazione e anche dei suggerimenti di politica monetaria e di politica fiscale molto interessanti. Sempre di nuovo, citavate l'articolo scritto da Mario e da me sul problema della teoria economica e politica economica. Keynes tiene molto ben distinti questi due aspetti, questo articolo pubblicato su Challenge, che è secondo me molto rilevante. Quindi io direi, spero che il mio libro aiuti a riproporre il problema della teoria economica in un ovviamente rilevante, fatta in modo diverso e diciamo di stimolo generale. Penso di avere risposto a quasi tutte le domande, giusto? Sì, sì, io direi, Anna, che vediamo se ci... Posso solo dirti che siccome qui 3 settimane fa abbiamo presentato il libro di Michele... Oh, scusa. Io ero no, il discussant. No, questo non l'ho sentito. No, io ero il discussant. Ecco, io mi sono ripresa il libro qui davanti e devo dire che non è proprio come dici tu, cioè lui... Sicuramente Michele l'interpretazione di Keynes ce l'ha, diciamo, un po' rozza e non certo sofisticata, però non direi che non sottolinea, no, uno dei nostri numi tutelari, l'influenza di Keynes su questo libro, cioè quello che dice non lo possiamo applicare così direttamente. No, te lo dico perché siccome ho dovuto fare il discussant al libro di Michele, me lo sono letta con molta attenzione. Questo significa, non significa assolutamente che io condivida l'interpretazione di Keynes di Michele, che comunque è molto scolastica, non è per niente.
Però ecco, non sarei così netta nel dire che questo è un libro anti-keynesiano. Non è anti-keynesiano. Nel senso che Keynes non serve a niente. Dice anche che però Keynes la teoria... è un liberale. Keynes... Vabbè, comunque sì. Questo non è una discussione. No, scusa. No. Mi sono permessa di fare questa piccola difesa perché ho fatto il discorso del libro di Michele proprio qui. Magari non l'ho sentita, quindi diciamo... Ecco, quindi voglio dire... Comunque questo non c'entra. No, non c'entra. Allora io direi però, credo che Anna ha risposto in maniera esauriente, io mi chiedo se ci sono, qui vedo una chat, vediamo cosa dice, che non c'è nessuna domanda sul canale YouTube, quindi siccome abbiamo ancora un po' di tempo, credo che qui dobbiamo chiudere, Fabrizio me lo conferma, alle 6, quindi abbiamo ancora un po' di tempo, quindi proporrei un secondo giro magari di domande. Ecco, dove chiederei appunto di, se ci riusciamo, di non fare tanto, diciamo, no, la premessa, ma eventualmente se ci sono delle domande un pochino più specifiche. Ecco, io comincio io, giusto per avviare, appunto questo discorso sull'azione, è giusto quello che tu dici, io sono totalmente con te, questo è un libro sull'interpretazione di Keynes, è un libro importante, perché non solo offre un'interpretazione originale di Keynes, ma secondo me perché in maniera molto convincente, dal mio punto di vista, rimette in discussione, diciamo, non le interpretazioni, quello che la Robinson chiamerebbe del keynesiani bastardi, ma interpretazioni di persone che si qualificherebbero come dei grandi esperti di Keynes. Stiamo parlando di Bateman, di Davidson, cioè non stiamo parlando di persone che leggono, no, Keynes, cioè di gente che ha passato la vita a leggere Keynes, quindi voglio dire, ti confronti con una letteratura, quindi ecco, io sono totalmente d'accordo con te, però ti ripeto, l'unica critica che io ho su questo, e avrai visto dalla mia presentazione che non solo... lo considero un libro importante, ma insomma lo considero personalmente un libro da cui ho imparato, ma perché avevo letto ciò che precede, quindi insomma... Ecco, io trovo che la tua insistenza sui manoscritti del 905, che doveva essere in qualche modo certamente uno spunto, insomma nel 1905, come lo dici tu, quanti anni aveva? 21 anni. 22, insomma, no? Di mercati finanziari non sapeva assolutamente niente. Ha cominciato a speculare in borsa nel 1900, quando ha avuto i soldi delle conseguenze economiche della pace, quindi nel 20. Prima aveva i soldi che aveva vinto con i suoi cose. Quindi, voglio dire, dare così tanta importanza a quello che lui dice sulla speculazione di un, tra virgolette, ragazzetto che di finanza non ne sapeva niente, che quello che aveva studiava, perché Marshall gli ha detto che doveva fare le lezioni sullo stock exchange, ecco, forse capisco che sia uno spunto, ed è giusto che sia uno spunto, però non possono stare, prima di tutto perché non sono pubblicati, tutta la grande discussione che abbiamo fatto a proposito di Sraffa, è giusto trattare le cose non pubblicate sullo stesso livello in cui trattiamo le opere pubblicate? Questa è una discussione che io personalmente mi sono trovata tante volte ad affrontare quando abbiamo, no, lavorato tanto su Sraffa e abbiamo detto, beh, se Sraffa non ha pubblicato queste cose stanno a un livello diverso da quelle pubblicate. Allora, ecco, se vuoi la mia domanda, anche per buttarla su rilievo critico, sennò qua sono solo sviolinate, solo apprezzamenti, invece non è, so che non è neanche nel tuo stile, perché ti piace anche la discussione ovviamente. Ecco, sei sicura che dare questa tanta importanza a quello che viene scritto nel 1905, non solo come spunto, ma come se fosse sullo stesso livello della teoria generale? Io ho i dubbi, e te lo dico proprio perché li ho studiati, che poi lui quando si mette a parlare dei mercati, quando li conosce, cioè a partire dal 21-22, fino a tutta la corrispondenza che io ho studiato con i brokers, eccetera, capisci che è un altro Keynes, cioè è uno che capisce come funziona il mercato e non è che diventa un'altra persona, però quelle affermazioni così un po' apodittiche del 1905 non le trovi più. Lo speculatore is not a prophet, is an insurer, insomma, tante cose che lui, imparando a speculare sui mercati, dice di meno. Però questa è un'osservazione di carattere più generale.
come giustificare questa importanza così grande che tu dai dei manoscritti che sono giovanili e che sono unpublished? Questa è la mia domanda. Vediamo se ne abbiamo altre due. Domande però, Non, ecco. Vai Giancarlo. Sì, io ne ho una lunga serie, ma... Una critica. No, ecco, mi collego a quello che diceva Anna sulla moneta e quindi sul problema della misura in Keynes, no? Il capitolo 4, a cui dai molto spazio nel tuo libro, perché appunto, come abbiamo già detto diverse volte, Keynes sottolinea che l'economia si occupa di grandezze incommensurabili come il PIL, il capitale, l'indice dei prezzi. E quindi quando si pone il problema della misurazione del reddito, del PIL, nel capitolo 4 dice sono due grandezze che possiamo usare, la moneta e il livello di occupazione, no? E per quanto riguarda la scelta della moneta, la spiegazione è abbastanza semplice, no? I valori monetari consentono di sommare i ricavi monetari ottenuti impiegando lavoratori nei vari settori, mentre non si possono sommare i beni prodotti, no? Quindi non si possono sommare le mele con le pere, ma si possono sommare i valori monetari delle mele e i valori monetari delle pere, no? Come dicevi tu, la moneta è un grande omogenizzatore, ecco, non per provocare, ma questo è anche Schumpeter. Il profitto di Schumpeter è una grandezza semplicemente monetaria, non è produttività marginale, eccetera, eccetera. È soltanto ricavi monetari meno costi monetari, ed è quello che dice anche Keynes, no? Quando dice che gli imprenditori non sono interessati a produrre, ma sono interessati, eccetera, eccetera. E quindi sembra quasi la scelta della moneta come unità di misura una scelta banale. No, facciamo tutti, dobbiamo misurare, sommare cose che sono disomogenee, troviamo un'unità di misura, questa è la moneta. Ora, la domanda e il problema è questo. È possibile dedurre dalla scelta della moneta come unità di misura del PIL, è possibile ricavare da questa scelta una teoria della non neutralità della moneta? Cioè, è possibile vedere nella scelta della moneta la base per una teoria della non neutralità della moneta. Ora, a mio avviso, per elaborare una teoria della non neutralità della moneta partendo dalla scelta della moneta come unità di misura, bisognerebbe dimostrare che la scelta della moneta influenza la natura dell'oggetto che viene misurato, cioè influenza la natura del PIL. Cioè, bisognerebbe dimostrare che in qualche modo non è possibile definire il concetto di PIL indipendentemente dalla moneta. E quindi bisognerebbe dimostrare, ad esempio, che la moneta non è la stessa cosa del metro. Il metro è un'unità di misura che ci permette di dire che il Monte Bianco è più alto del Monte Rosa. Però il metro non ci serve a definire che cos'è una montagna. Una montagna è una roba che devi definire indipendentemente dal metro. Nel caso del PIL, nel caso delle grandezze economiche, è possibile invece dire che la natura di queste grandezze non può essere definita indipendentemente dalla moneta. Questo sarebbe un bel modo per spiegare la non neutralità della moneta. Non c'è più l'audio. Dicevo. Scusami Anna, farei fare l'ultima domanda a Lino, se ce l'ha. Sì. E poi lascerei a te il tempo di concludere. Sì, bene. Va bene. Ecco, io volevo chiederti, Anna, se non sbaglio, tu non sei d'accordo con chi tira Keynes dalla parte dei fiscalisti, cioè dalla parte di coloro che leggono Keynes soltanto come colui che auspica politiche fiscali espansive, non diciamo insomma il discorso sul deficit spending, eccetera. Ma sei giustamente, secondo me, Keynes è uno studioso di moneta e di finanza, del capitalismo finanziario soprattutto, magari io ho un bias cognitivo in questa lettura di Keynes, ma comunque, quindi tu enfatizzi, se non sbaglio, la rilevanza delle proposte di Keynes relativamente alla politica monetaria.
Ecco, volevo capire bene in che senso, secondo te, da Keynes si possono ricavare, passatemi il termine, delle ricette di politica monetaria, per esempio per andare contro le convenzioni. Giustamente tu ritieni che Keynes abbia quest'idea, cioè che le convenzioni non siano qualcosa di positivo, che possano nella stragrande maggioranza dei casi portare a degenerazioni, instabilità finanziaria e crisi, e quindi il policy deve intervenire per andare contro la convenzione, giusto? Ho capito bene? Sì. Quindi sì. Dato che anch'io con Citera ho scritto una cosa su questa questione, cioè sul fatto che le autorità di politica monetaria debbano andare sempre against the tide, contro l'onda, vorremmo capire bene, ecco, tu dalla lettura di Keynes cosa hai ricavato, cioè quali sono secondo te le misure più adeguate di politica monetaria che potrebbero per l'appunto domare l'instabilità finanziaria? Ecco Anna, ti lascerei concludere sì. questa presentazione con le domande, con quello che hai da dire, di modo che possiamo, diciamo, concludere con le tue parole. Sì, allora parto dal fondo, perché allora il dire che il Keynes è un analista della moneta e del capitalismo finanziario non vuol dire che appunto sia un difensore solo della politica monetaria, questo sarebbe assurdo, cioè nel senso che tu fai un salto, nel senso che chi analizza il capitalismo come dominato dalla moneta non è che debba avere una visione solo di politica monetaria. Cioè, infatti non è un monetarista Keynes, quindi in generale. Anzi, su questo io starei attenta a fare il discorso. Cioè, io non voglio che Keynes sia ridotto a un teorico della spesa pubblica, scavare buche per poi riempirle, no? Questo però c'è anche quello in Keynes. No, ma c'è, io no, la mia cosa non voglio negare, anzi, il discorso sull'incertezza e sugli investimenti e sul ruolo indiretto di influenzare gli investimenti in situazioni di incertezza è fondamentale. Ma mi sembrava, scusami se ti interrompo, mi sembrava che tu però in certi tuoi interventi avessi perorato il ruolo della politica monetaria, è questo che volevo capire. Certo, in che senso? Allora è un discorso ovviamente sull'influenzare le aspettative, in questo credo che ne abbiamo discusso moltissime volte su questo aspetto. Quindi il discorso di influenzare le aspettative, il fare un esercizio in cui muovere i mercati in una direzione e in un'altra è proprio agire sul fatto che i mercati, essendo convenzionali, questa convenzione forse non è detto che funzioni, quindi sempre molto, cioè è solo giustificabile in modo molto debole la politica economica in Keynes, cioè non è meccanica e non è detto che funzioni. No, però le proposte. La ragionevolezza non è successo. Però scusate, poi mi taccio. Però, per esempio, relativamente alla politica monetaria, a me viene in mente la metafora: puoi portare il cavallo alla fontana, ma non puoi obbligarlo a bere. Sì. Per esempio, infatti, la politica dei bassi tassi di interesse. Tuttavia, mi sembrava di aver colto nel tuo libro, ma anche in quello che io mi è capitato insomma di discutere con te, che tu fossi dell'idea che tutto sommato queste misure di politica monetaria non convenzionale potessero avvicinarsi un po' all'idea di Keynes per appunto contenere i fenomeni di instabilità finanziaria, perché tu sai che per esempio Minsky parla del big government e del big bank, della banca centrale che deve agire come prestatore di ultime istanze, eccetera. Sì. Ecco, in Keynes questo, almeno per quanto che so io, non c'è. Quindi mi intrigava, mi intrigava il tuo discorso di... Il discorso che io tendo a fare... Di politiche monetarie che vanno contro la convenzione che si forma sui mercati finanziari. Questo è cruciale per capire anche... È un discorso proprio sulle... Ecco. Se le aspettative sono convenzionali, se il tasso atteso è convenzionale, lo ripeto anche sulla questione dell'inflazione attesa. Ecco, se l'inflazione attesa deriva da una molteplicità di cause e se i livelli dei prezzi non è unico e non è un numero magico, quindi il problema più complicato nell'azione antinflazionistica adesso bisogna capire
cioè di non considerare l'inflazione come semplicemente un numero, cosa che a volte, adesso le banche centrali stanno un po' più attente, no? L'altro è la cosa singolare è che quando ci siamo parlati l'ultima volta il problema era opposto, cioè sì, era quello deflattivo. Era deflattivo. Era molto più pericoloso di quell'inflattivo. Sì. Insomma, adesso però col 7%... Comunque nel tract on monetary reform c'è tutto un bel dibattito che fa sulla differenza tra inflazione e deflazione. Quindi è vero che l'indice generale dei prezzi non è una misura, come dire, non può essere espresso con un, ecco, non è univoco. Ma non è univoco, tuttavia lui aveva comunque un riferimento per dire che gli effetti deflattivi portano a certe cose. Non entro in questo, cioè il discorso sulla molteplicità e sulle cause e su qual è l'obiettivo che deve essere perseguito, questo è una costante nel discorso di Keynes, e poi c'è il problema inflazione, deflazione, chi colpisce e cosa. Quindi, questo è un aspetto. L'altro aspetto è moneta e neutralità. A me sembra che il discorso nel caso di Keynes sia, allora, parte della non neutralità della moneta è strettamente legata alla preferenza per la liquidità, in Keynes però. Quindi nelle varie funzioni, unità di conto, unità di misura e poi motivo speculativo, diciamo, parte della non neutralità della moneta risiede soprattutto nel discorso sul fatto che c'è una preferenza per la liquidità. Mi sembra questo, in questo c'è una distinzione con Schumpeter. Almeno questo è uno degli aspetti. Sono molto simili, ad esempio, il trattato della moneta e alcuni aspetti schumpeteriani, c'è molta affinità, un po' perché è Bruxelles, giusto, alcuni degli elementi fondamentali. Però una cosa è il problema della misura e l'altro mi sembra l'aspetto della neutralità. Questo è un punto. L'ultimo aspetto riguarda la rilevanza che io do ai manoscritti. Ovviamente, essendo un grande studioso di manoscritti, lo studio dei manoscritti vuole portare evidenze, giusto? Vuole portare cose al lettore che non ha letto o non può leggere. Quindi può essere vero che ci sia un diverso livello fra le cose pubblicate e le cose non pubblicate, però l'aspetto, diciamo, sulle date a cui io voglio prestare attenzione, cioè non sono scritti giovanili questi, nel senso che lui nel 7 e nell'8 scrive quello che poi è il Principles of Probability, giusto? Cioè, quindi non è un saggio scritto per Marshall. Ci sono gli scritti sull'etica per gli apostoli, poi ci sono i principles, poi c'è il saggio sui numeri indici, che è del 9, e poi ci sono le lezioni ai suoi studenti, che sono del 10. E il 10 porta tutto il carico su di sé del trattato delle probabilità, di quello che diventerà poi il trattato delle probabilità. Quindi... cioè l'attenzione innanzitutto a queste note che nessuno aveva mai letto e nelle note però il legame sull'analisi della speculazione e poi della preferenza per la liquidità, quella che poi diventerà la preferenza per la liquidità, quindi non c'è un'analisi sul comportamento cognitivo degli speculatori a differenza dei gamblers, che però è una costante nel discorso di Keynes. Quindi la ritrovi poi anche quando lui si pone come un investitore professionale che analizza analizza il comportamento degli speculatori, quando lui anche è uno speculatore. Cioè, quindi io tendo a pensare che questa influenza, ma come anche dici tu, cioè questa influenza dal punto di vista della sua lettura
permei anche il modo con cui poi leggi i mercati finanziari. E poi non è detto che vincessi sempre, anzi, molto spesso erano successful, no? Quindi no, non era. Però la discussione, ad esempio, di lui come gestore del fondo pensione, per dire, queste riflessioni sono strettamente connesse con quanto scritto nel saggio del 1910. Cioè, non è un saggio, scusami, sono note per le lezioni, però queste note sono molto ricche. Quindi, ad esempio, io le avrei pubblicate, per darvi un'idea. Infatti, mi dispiace che non siano state, cioè, probabilmente non erano state giudicate rilevanti. Questa è un po' la risposta. Quindi tendo a dire che l'attenzione dal punto di vista dei manoscritti e delle cose che non sono pubblicate è, uno, richiamare l'attenzione che alcune cose comunque sono rilevanti, anche se non erano state classificate come, chiamiamole, scientifiche, dal punto, un po' come Newton, no? Le opere sulla magia, la Royal Economic, la Royal Society non le aveva pubblicate perché appunto erano antiscientifiche in generale, quindi c'è un parallelismo. Quindi mi batto sul fatto che io credo che invece... Non devi convincere me che ho passato 25 anni della mia vita sui manoscritti. Infatti sono d'accordo, no. E no. non sono giovanili solo, Cioè, no, questo può darsi che il punto che ho valutato che non sono giovanili, ma comunque insomma è chiaro che il punto non è la rilevanza, ma quanto diciamo li possono stare dal punto di vista della sua, insomma siamo d'accordo, ecco, sì. Era anche per sollecitare una risposta. Sì. Direi che è stata veramente molto bella anche come discussione, molto con diverse ottiche. Ma io credo, guarda Anna, che noi ti dobbiamo veramente essere grati per il tuo lavoro. Uno chiede sempre, una nostra comune amica, che Anna Simonazzi, dice, io chiedo sempre a Anna, ma si può passare il tempo sempre sullo stesso autore, non ti annoi, eccetera. Ma quando un autore ha talmente tanti aspetti, diciamo così, vari, non è occuparsi di un solo autore, ma di occuparsi di tante cose che per caso o per fortuna si trovano nello stesso autore. Ecco, io credo, vorrei dire due parole in conclusione su questo, cioè io credo che noi dobbiamo a Anna veramente un grazie per il lavoro di tutti questi anni, per la dedizione, la scholarship, anche testardaggine, no? Per cui lei anche di fronte a chi la tirava da un'altra parte, mi ricordo gli anni nella discussione con Sraffa, Garegnani, per tirar fuori diciamo qualche figura del passato, la sua testardaggine, la sua passione anche in questa cosa. Io devo dire che ho studiato anch'io per tanti anni Keynes, forse non solo Keynes, ma insomma ho studiato anche per tanti anni. Devo dire che io ho imparato molto da Anna, soprattutto alcuni concetti che senza il suo aiuto forse non avrei messo a fuoco con la stessa chiarezza. Detto questo, poi ci sono elementi ovviamente di differenza, ma non di differenza di interpretazione, credo, di differenza di attenzione, anche perché per fortuna Anna aveva lasciato qualche cosa da parte, tipo lo studio di Keynes dei mercati finanziari, cioè, perché altrimenti non avremmo avuto niente da fare. Quindi per fortuna non se n'è occupata lei e abbiamo potuto occuparcene noi. Io vorrei ringraziare molto anche i Discussant, che sono amici ovviamente, è stata ovviamente una cosa en famille, no? Però un piacere anche per noi. A volte le riunioni familiari, quando non sono a Natale e a Pasqua, funzionano bene. Quindi grazie alla Fondazione anche di aver ospitato questo incontro e se non ci sono delle altre cose io ringrazio tutti e vi saluto. E io ringrazio tutti per l'attenzione e anche per la lettura del mio libro. Sì, questa l'abbiamo letta. Grazie. Cosa che di solito nelle presentazioni non si fa. Non la fa. Non accade.